Salve a tutti. Quest'oggi ci troviamo a Pontremoli e andremo alla scoperta di una vera e propria meraviglia artistica e architettonica immersa nel cuore della Lunigiana, Villa Dosi Delfini. La villa venne edificata sul finire del XVII secolo per volontà della famiglia dei Dosi, una nobile famiglia di origine piacentina che trovò in Pontremoli il proprio luogo ideale per far progredire i propri interessi commerciali. Pensate che le prime notizie inerenti alla famiglia risalgono al 1168, anno in cui alcuni dei suoi membri sono attestati a Modena, dove prestano giuramento alla città. Il primo membro, però, della famiglia attestato a Pontremoli sarà tale Guglielmo Dosi, che nel 1468 giungerà nella piccola cittadina toscana in qualità di comandante al presidio sforzesco del castello del Piagnaro. Pensate dunque che Pontremoli, alla metà del Cinquecento, era un vero e proprio crocevia dell'intero tessuto commerciale del nord Italia. I Dosi riuscirono a comprendere appieno il luogo strategico in cui si trovarono e per questo tipo di motivo decisero di non abbandonare più la cittadina toscana. La facciata presenta un'architettura sobria ma al contempo elegante. È caratterizzata da questo straordinario portale con cimasa. Una cimasa che è realizzata con una cromia del tutto differente rispetto allo sfondo della facciata e questo ci consente di osservare un interessante gioco di contrasti cromatici che rende il tutto leggermente più dinamico. Sopra la cimasa e sopra il portale troneggiano i busti dei due principali committenti, Francesco e Carlo Dosi. Questi, per la loro folta chioma, vengono bonariamente definiti i parrucconi. Sotto di essi corrono due cartigli che, oltre a ricordarci i nomi dei committenti, indicano l'anno di edificazione della villa, 1700. Al centro del portale svetta lo stemma araldico dei Dosi, caratterizzato da una colonna, una cicogna, ebbene con un'accoglienza regale di questo tipo non ci resta che entrare all'interno della villa. Ci troviamo all'interno del salone, il vero cuore di Villa Dosi Delfini. Un salone che, come potete ammirare, si distingue subito per la sua particolare bipartizione. A testimoniare ciò vi è un elegante ballatoio in ferro battuto che corre lungo tutto il perimetro dell'ambiente. Qui la committenza Dosi andrà a richiedere l'intervento di due tra i principali artisti del panorama del nord Italia di fine Seicento, il quadraturista Francesco Natali e il pittore di figura Alessandro Gherardini. La particolarità di questo ambiente probabilmente però risiede nell'operato di Francesco Natali. Come detto, un quadraturista, un pittore, un architetto di origine cremonese, architetto e a lui si deve infatti l'elegante cappella che sorge sul ponte all'ingresso della villa, probabilmente realizzata agli inizi del 1705. Il Natali, come detto, era un pittore, un quadraturista soprattutto. Il quadraturista era un artista che doveva affiancare il pittore di figura e il cui compito era quello di realizzare lo spazio in maniera scenica, quasi illusionistica, proprio per andare ad ospitare la mano del pittore figurista Alessandro Gherardini. Ebbene, questa è la particolarità di questo salone e qui è ben evidente l'operato del Natali. Il Natali qui sarà ancora in un'età assolutamente molto giovane, ma ci dimostrerà già la sua innata bravura. Una bravura che è testimoniata da questa selva di colonne tortili, corinzie, monocrome, che scandiscono l'intero spazio.
ulteriormente questo straordinario corridoio con balaustre ornate e decorate nei minimi dettagli, unite ad una sapiente resa di queste finte architettoniche assolutamente enormi, ci consentono di comprendere il grande operato del Natali. Qui la critica è andata ad osservare un'assoluta particolarità, ovvero come si possa distinguere una differenza di mano nell'operato del Natali stesso. Il primo piano, infatti, è caratterizzato da quinte architettoniche illusive, ma forse troppo evidenti. E questo è testimoniato dall'utilizzo di cromie molto accese e al contempo assolutamente fredde, quasi come se il Natali volesse costringere l'osservatore ad osservare direttamente questo tentativo di trompe-l'œil. Lo stesso non avviene al piano superiore, dove probabilmente per le cromie utilizzate, delle cromie più cupe e per una linea più morbida, più avvolgente, il tentativo di illudere lo spazio meglio riuscito. Queste quinte architettoniche avrebbero dovuto ospitare la sapiente mano di Alessandro Gherardini. Purtroppo le pessime condizioni in cui versò la villa a cavallo tra la Rivoluzione francese e il periodo napoleonico non consentono più di osservare l'originario intento del Gherardini. Ma nonostante ciò, e soprattutto grazie ai recenti restauri, siamo in grado di osservare alcune delle principali opere realizzate in Villa Dosi Delfini dall'artista toscano. In particolare modo le tre parche, queste tre figure che il Gherardini va a affrescare placidamente distese su questa morbida coltre di nuvole, ed uno sfondo che richiama quasi un'idea paradisiaca, un empireo che pertanto ci consente di osservare come il Gherardini forse abbia voluto distogliere l'accezione negativa delle parche, parche a cui è affidato il destino di tutti noi. Contemporaneamente, di notevole interesse, appare la Vergine in Gloria, Vergine che appare anch'essa distesa su un morbido cuscino di nuvole. Ma tra tutti, probabilmente, l'immagine e l'affresco che permettono di comprendere meglio di tutti la cifra stilistica del Gherardini appare essere la donna rappresentata in dimensioni normali posta sulla parete sud. Una donna che in parte a livello conservativo non rispecchia la stessa bontà dei suoi predecessori, ma che ci permette di concepire l'eleganza, la morbidezza e la raffinatezza tipica del Gherardini, una cifra stilistica del tutto unica. Il Gherardini sarà un grande artista, opererà principalmente a Firenze, a lui infatti si devono gli affreschi della cupola della Basilica di San Marco. Intorno al salone si dislocano 9 sale che ci permettono di comprendere l'abbondanza e la ricchezza di questa straordinaria villa. La sala da pranzo ci consente di osservare attraverso uno straordinario scorcio tutta la linearità e l'imponenza di questo straordinario edificio. Siamo infatti nel vero centro architettonico dell'intero ambiente. Infatti, se volgiamo lo sguardo verso l'esterno, riusciamo a scrutare l'elegante cappella sopra il ponte, il pittoresco viale alberato, lo scalone, il salone principale e lo straordinario giardino con ninfeo alle nostre spalle. Ebbene, questo, anche se ancora ad oggi risulta ignoto l'architetto che progettò l'intero complesso, appare essere il vero cuore centrale di tutta la villa. Il ninfeo è caratterizzato da questa straordinaria statua del Nettuno, che anima l'intero ambiente retrostante. La vera particolarità però di questa sala, come gran parte di tutte le altre, risulta negli affreschi. Affreschi che vennero realizzati in autonomia. La cifra stilistica appunto del Natali qua risulta assolutamente libera, unica. Qua il Natali risulta proprio a suo agio.
Siamo nella biblioteca, un ambiente assolutamente unico che, pensate, si disloca per gli interi due piani della villa. La biblioteca consta di migliaia di volumi tra trattati, manuali, atti, opere letterarie e quant'altro, che ci consente di comprendere che cosa? L'assoluta e aggiornata committenza dei dosi, nonché l'importanza culturale della famiglia. Una famiglia assolutamente colta, dotta, che grazie a queste sue caratteristiche riuscì a rendere Villa Dosi un ambiente assolutamente unico.